Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Qui c'è anche Francesco che fra poco arriverà. E incominciamo come ogni giovedì da Radio Gamma la trasmissione che continua con gli oracoli caldaici. Prima però di incominciare la trasmissione facciamo un piccolo appuntino nel quale ogni tanto anche i pagani si rompono le scatole, cioè anche i pagani gli girano le scatole qualche volta, sono pazienti, sono gentili, il gioco di buttare giù il telefono, di insultarci a vicenda può anche andar bene, nessuno mette in discussione, però è successo che abbiamo avuto delle proteste. Abbiamo avuto delle proteste perché noi abbiamo chiesto a quelli che amano la trasmissione di non telefonare, perché comunque ci possono rintracciare e comunque possono avere tutti i dati che gli servono, per cui era abbastanza irrilevante, e per lasciare spazio a chi invece era più curioso, chi gli interessava. Si è verificato invece che questo spazio che noi abbiamo dato alle telefonate, che era di circa 45-50 minuti che davamo alle telefonate, è stato praticamente letteralmente occupato da quasi esclusivamente da cattolici che si divertono a insultare, offendere, dire cazzate che non stanno in nessun posto, difendere il diritto di stuprare bambini, il diritto di mettere in ginocchio bambini, il diritto della macellaia dell'India a comprare e vendere bestiame umano, il diritto di Padre Pio a fare il truffatore, il diritto di mettere in ginocchio bambini davanti al pazzo di Nazareth e così via. Ora, io capisco benissimo che queste persone, abituate a sentirsi onnipotenti, abituate a sentirsi padrone della vita, abituate a avere il diritto di mettere in ginocchio chi non si può difendere, siano arrabbiate per questo. Io capisco benissimo. Però non è tollerabile, cioè non è tollerabile che loro agiscono in questa trasmissione per tentare di fermare il discorso pagano, perché il paganesimo, siccome è applicazione pratica del dettame costituzionale, è riaffermazione del diritto alla vita, è riaffermazione al diritto di libertà di ogni singolo individuo, queste persone non hanno il diritto di continuare a massacrare la trasmissione. A questo punto non è che si tratta tanto di impedire a questi di offendere o di non offendere, si tratta di impedire semplicemente a queste persone di fare i porci, perché effettivamente fanno i porci, tipo Luigi da Treviso che ha bloccato sistematicamente la trasmissione per i suoi sporchi comodi. Francesco, come va? Scusate il ritardo, ma purtroppo le feste dei santi cristiani rovinano anche la circolazione stradale. Ecco, è arrivato anche Francesco. Allora, cioè non è accettabile tutto questo. Allora, a questo punto cos'è che abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di bloccare le telefonate. Telefonate saranno soltanto gli ultimi 10 minuti della trasmissione, per cui riattaccherò i telefoni alle ore 16:20. Avete 10 minuti di tempo per insultare, fare quel cavolo che volete, non c'è problema. Quelli invece che servono informazioni sanno benissimo come trovarci e come mettersi in contatto con noi. Francesco, cosa ne dici tu di questo argomento? Anche perché appunto, logicamente i cristiani che intervengono per sabotare la trasmissione non intervengono con l'intelligenza. D'altronde chi è cristiano non è certamente intelligente. Cioè è un'offesa anche all'intelligenza essere cristiani, soprattutto al di là delle... Di conseguenza, sì. Il loro modo di proporsi, cioè non è che noi vogliamo impedire ai cristiani di parlare, ma i cristiani non possono parlare perché non hanno parola, perché quando, loro hanno solo la parola di Dio. Quando ti vengono a dire che il cristianesimo è venuto perché siccome prima i pagani, cioè come se fosse mai esistita una religione pagana, cioè, esatto. Loro pensano che sia esistita una religione pagana, invece non è mai esistita, è solo esistito. Un loro insulto che facevano al sentire, al percepire delle persone, al piacere della vita delle persone. Sì, no, ma tra l'altro secondo loro i pagani facevano sacrifici umani, poi è arrivato il loro Cristo a impedirlo, cioè abbiamo queste deformazioni mentali che sono state dovute a tutta una serie di porci praticamente usate proprio a livello di diffamazione pure e semplice, che vengono fatte passare per vere. Allora questo rompe le palle, cioè l'ignoranza rompe le palle. Sì, no, ma se il cristianesimo è religione, il paganesimo non è certo religione. Sì, questo è vero. Purtroppo è l'inverso, cioè il paganesimo è religione, no, cioè, il cristianesimo è una porcata. Di essere che la religione è la loro porcheria, la loro spazzatura, il paganesimo non è certo una religione. Cioè, a meno che se loro si dicono l'unico detentore del valore, del termine, della funzione di religione, e la religione si può definire in termini puramente cristiani, noi non siamo una religione. E poi c'è un'altra cosa da dire, che questa trasmissione, come alcune altre trasmissioni in giro, comunque l'impegno anche di altre persone, è quella di fermare la terza colonna dello spaccio dell'eroina.
Cioè, noi sappiamo che lo spazio della urina viene per tre colonne portanti. C'è chi coltiva il papavero, c'è chi lo smercia, lo trasforma e lo smercia. Chi lo lavora. E la terza è quella che prepara le persone per andare a comprarlo. Cioè, il contadino è chiaramente a interesse, invece che piantare patate, di piantare papaveri d'oppio. Ogni tanto gli aerei vanno a bruciarli, insomma, qualche stato interviene. Ci sono le varie guerre in corso. Dopo c'è chi lo raffina e lo vende. Però nessuno punta un coltello alla gola al compratore, comprami l'eroina, se non in qualche caso rarissimo. Sono delle persone che vengono svuotate dentro, vengono costrette in ginocchio, gli si distrugge la capacità di vedere il tempo che viene incontro, arrivano alla disperazione della vita, all'inutilità, al vuoto e vanno a comprare l'eroina. Per cui sono tre colonne dello spaccio e la terza colonna, cioè la preparazione della persona finché comprano l'eroina, avviene nelle parrocchie e negli oratori. Avviene perché i bambini vengono messi in ginocchio, gli si insegna a pregare anziché la capacità di prendersi in mano la responsabilità della vita. Questa è la terza colonna dello spaccio dell'eroina. D'altronde le cose sono sempre esistite. L'importante è che le persone abbiano la capacità di utilizzare le cose, di comprenderle e di dare una loro funzione e dare un loro significato. Ad esempio, se uno ammazza qualcuno con coltello da cucina, non si metteranno certo fuori leggi i coltelli da cucina per risolvere il problema. Certo. Cioè, se sono creano incidenti stradali, non si eviteranno mica la circolazione stradale per risolvere il problema, cioè le cose sono altre. Logicamente, se uno pensa di utilizzare il coltello da cucina per uccidere qualcuno, vuol dire che qualcosa della sua informazione è modificata, non è l'oggetto in se stesso. Perciò la droga è sempre esistita, l'eroina è sempre esistita, bisogna vedere chi aumenta i consumatori e chi induce a utilizzare droga. Ma è anche abbastanza ovvio che uno Stato non può agire sull'educazione, cioè l'educazione fa parte di un contesto sociale, cioè di un contesto storico via via di modificazione, no? Cioè lo Stato può agire con la polizia per fermare la vendita, può agire per fermare il contrabbando. Potrebbe fare anche altre cose, ma questo appartiene più a noi che no. Quello che invece è lasciato ai cittadini è la trasformazione della società, perché se ogni persona continua a pigliare i suoi figli e costringe in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, non fa altro che preparare i figli perché si riempiono di eroina. Non tutti si riempiranno di eroina, chiaramente, ma una grossa percentuale, specialmente quelli potenzialmente più sensibili, si riempiono di eroina. Sì, ma guarda, d'altronde è significativo. Ieri sera sentivo parlare a Monsignore e diceva che i cristiani hanno sempre giocato sul costo della sofferenza e anche della felicità. E secondo lui cosa insisteva a dare la felicità alle persone? A dire, beh, esiste un sito di insicurezza, come si fa a darlo? Basta convincere le persone che Dio le ama. Bel sistema. Esatto. Valete, avete di necessità, no. Diceva anche se io vengo annientato, tanto Dio mi ama. Cioè, allora renditi conto che dimensione puoi dare a un bambino, a un'educazione, a una cultura, a una società in cui dice tanto qualsiasi cosa succeda, possa anche essere annientato, non è dato nessun valore, ma è sufficiente che Dio ti ami. Per cui questo è il motivo per cui blocchiamo le telefonate, se non negli ultimi 10 minuti, siccome abbiamo deciso di dare uno spazio, però lo spazio che davamo alle telefonate è soggettivo, cioè scegliamo noi quanto spazio dare alle telefonate. Diamo semplicemente gli ultimi 10 minuti di telefonate, per cui avete il vostro spazio per insultare tranquillamente. L'unica cosa che sapete fare è, chiaramente, non potete più accendere i roghi come facevate una volta, adesso invece insultate, vabbè. Per cui vabbè, accetteremo questa pena, fra virgolette, e in cambio della vita. D'altronde ho sentito dire una frase che dicevano che i numeri non sono solo quantità, sono solo qualità. Perciò. Va bene, allora passiamo un attimo al discorso della conferenza di Crespano. Vuoi parlarne tu un attimino, Francesco? Va bene, io do un annuncio appunto della conferenza di Crespano. Allora, è una conferenza comunque che non ha un'attinenza stretta con le nostre tematiche. Ha un'attinenza nel senso che è una di quelle tematiche che permettono alla gente di comprendere che esistono altri sistemi, altri modi di affrontare la realtà, di affrontare la cultura, di affrontare anche gli oggetti materiali, perché la conferenza avrà anche un risvolto sul livello materiale, cioè nel senso di un'applicazione di un concetto estraneo a logica monoteista che conduce il concetto di trialistico. Allora, diamo queste coordinate. Venerdì 19 novembre, ore 20:30, Biblioteca Comunale di Crespano del Grappa, Treviso. Sì, in piazza San Marco, dietro la chiesa della parrocchia di Crespano della Grappa, nella biblioteca comunale. Conferenza dibattito, la filosofia trialistica, presenta Mario Graziadei. Gli amici di Studi Veneti che organizzano la conferenza hanno sottotitolato la conferenza in questa maniera.
Esiste il bello e il brutto, il buono e il cattivo, la destra e la sinistra, il credente e l'ateo, la Coca-Cola e la Pepsi-Cola. Ma noi andiamo oltre. E ora organizza Studi Veneti, chi vuole mettersi in contatto con Studi Veneti, hanno un indirizzo di posta elettronica che è studiveneti@licosmile.com. Ecco, io conosco il relatore della conferenza e ha sviluppato appunto tutta una serie di concetti che vanno dall'applicazione esistenziale, all'applicazione delle civiltà, alla possibilità di interpretare il presente tramite il concetto trialistico. A mio avviso, l'autore non conosce l'alchimia, ci sono molte cose dell'alchimia all'interno della sua elaborazione, soprattutto grafica, e l'autore ha sviluppato anche un concetto di realizzazione trialistico a livello materiale, tipo realizzando gli scacchi trialistici e anche i cosiddetti lego, le costruzioni trialistiche. Hanno un concetto appunto di visione al di là del monoteismo, cioè nel senso che i cristiani sono abituati a scegliere tra il bene e il male, però loro sono per il bene, perciò diventano monoteisti in un'unica direzione. Lui dice esiste la possibilità anche di andare oltre questi schematismi del dualismo, cioè arrivare a un trialismo, che poi è già un tentativo di concetto di introdurre il discorso di un politeismo, però lui non ha questa valenza religiosa, lui ha una valenza filosofica, ha una valenza alchemica, ha una valenza matematica, ha una valenza logica ed può essere utile per avere un bagaglio in più per affrontare alcune tematiche in maniera originale. Ecco. Vabbè. Allora, io vi do intanto un piccolo annuncio di rettifica. Questa sera alle ore 19, fra le 19 e le 20, non continuerò i fenomeni di premorte, ma leggerò la conferenza, quella che abbiamo tenuto qui in radio. Per cui i radioascoltatori che non hanno potuto venire in radio, non hanno potuto dibattere la conferenza, non hanno potuto sentire quello che è stato detto, io praticamente per radio, questa sera dai 19 alle 20, terrò la conferenza, cioè terrò il testo, cioè leggerò il testo che è stato tenuto per la conferenza Paganesimo Politeista e Stregoneria, Stupro e Pederastia. Per cui appuntamento alle 19 per Stupro e Paganesimo Politeista e Stregoneria, Stupro e Pederastia. Fermerò un attimo i fenomeni di premorte. Bon, detto questo, continuiamo il discorso con gli oracoli caldaici. Eravamo arrivati al 126, l'oracolo 126, io sono riuscito a lavorare fino all'oracolo 184 e ho ancora 7 oracoli. Un attimo, scusate. Scusate, eccolo qua. Va bon. L'oracolo 126 dice questo. Accesa la fiaccola, puntini, puntini, puntini. Nella ricerca dello sviluppo di sé stessi, la fiaccola è accesa ogni qualvolta vengono costruite delle strategie soggettive attraverso le quali affrontare la vita quotidiana. Ogni volta che si alimenta la tensione di espansione soggettiva dell'individuo, in quel momento, in quella situazione, si accende la fiaccola della dilatazione soggettiva. Una volta che la fiaccola è accesa attraverso la determinazione dello sviluppo di se stessi, sorretta dalla propria volontà, l'essere umano è proiettato nell'infinito dei mutamenti. L'essere umano percorre un sentiero di eternità. Questo significa accendere la fiaccola. L'apprendista stregone accende la fiaccola dentro di sé quando domina la furia che cresce, alimentando Nerio mentre affronta le contraddizioni dell'esistenza. Furia è una forza che da dentro l'uomo va fuori l'uomo e cerca la furia che sta fuori. Ed è la forza che l'uomo sprigiona, che ogni essere della natura sprigiona quando è con le spalle al muro, quando non ha più nessuna risorsa. Nerio invece è la furia della ragione, cioè è una furia controllata ancora dalla ragione, per cui è una furia che può essere più facilmente domata. Questo è il significato quando la furia cresce alimentando Nerio mentre affronta le contraddizioni dell'esistenza. Se l'esistenza è fatta entrando nel mondo della ragione, interviene Nerio. Quando invece siamo con le spalle al muro, abbiamo un coltello alla gola, non abbiamo più nessuna possibilità di difendere, è l'ultima occasione della nostra vita, l'ultimo combattimento è furia. Tenete presente che in certe circostanze furia è grandiosa, perché è l'ultimo combattimento prima della trasformazione dell'essere umano da corpo fisico a corpo di energia luminosa. Per cui la forza di furia ha anche delle valenze molto particolari. Passiamo al frammento 127. Con anima in ogni parte intatta, distendenti le redini del fuoco. Cosa significa l'anima in ogni parte intatta?
significa che tutti gli elementi attraverso i quali si costruisce il sentire delle persone, la percezione, la capacità di giudizio, la loro organizzazione soggettiva nell'oggettività in cui vivono, lavora armonicamente per costruirne lo sviluppo. Quando l'essere umano non deve rinunciare ad alcuna determinazione nella costruzione di se stesso, quando non è sottoposto a limitazioni, restrizioni o sottomissioni, in quel momento quell'essere umano ha la sua anima intatta. È in grado di costruire se stesso nell'infinito dei mutamenti, agendo in tutte le direzioni e in tutte le situazioni che si presentano. Quando l'anima non è intatta, quando la sua costruzione è privata dell'apporto di alcune determinazioni, la cui rinuncia è dovuta agli adattamenti soggettivi rispetto a delle variabili oggettive che limitano lo sviluppo dell'individuo. L'individuo è costretto a rinunciare a parte degli strumenti attraverso i quali si costruisce per riuscire a salvare il salvabile. In quelle condizioni il corpo luminoso non ha uno sviluppo armonico, ma è menomato da condizioni diverse. In quelle condizioni, col corpo luminoso sviluppato armonicamente, si possono distendere le redini dello sviluppo della conoscenza e della consapevolezza. Distendere le redini della conoscenza e della consapevolezza significa spaziare in ogni direzione, non trattenere nulla. Significa costruire le relazioni che trasformano l'individuo nell'infinito dei mutamenti. E passiamo al 128. Puntini, puntini, puntini. Tendendo all'azione di pietà infuocato intuire, salverai anche il corpo che scivola via. Nel paganesimo, pietà sta ad indicare un fare divino dell'essere umano attraverso il quale questi diventa partecipe delle tensioni del sentire e dell'intento di quanto lo circonda. Non è il pietismo cristiano, eh? Pietas è la fusione dell'essere umano, della sua magia, delle sue trasformazioni, con quelle della magia e delle trasformazioni di quanto lo circonda. Camminare assieme. Questo camminare assieme a quanto ci circonda, armonizzando gli intenti e le tensioni di trasformazione, è un potere divino chiamato pietas. Pietas non ha nulla a che vedere col pietismo dei cristiani, che rappresenta piuttosto la riproduzione nell'oggettività della propria sconfitta al fine di saccheggiarne le trasformazioni. Il pietismo è un fare vuoto e compassionevole che svuota l'oggetto della sua attenzione. Pietas è un'azione potente di determinazione soggettiva attraverso la quale l'individuo costruisce se stesso nell'infinito, cercando tutte quelle relazioni che gli permettono di costruirsi. È il potere infuocato della conoscenza e della consapevolezza che alimenta le trasformazioni dell'individuo attraverso il suo intuire quanto lo circonda e diventando oggetto intuibile del circostante. Perché così facendo salverai anche il corpo che scivola via? Perché con la sua azione altro non hai fatto che alimentare il corpo luminoso mentre cresceva nell'individuo. Non hai sprecato la tua fase fisica esaltandola e agendo pensandoti eterno e immortale, ma hai agito strategicamente sia nel quotidiano che esercitando l'attenzione, qualunque tipo di attenzione, pietas, nei confronti del tuo circostante. Sei stato attento alle esigenze del mondo, a volte le hai soggettivate, a volte hai imposto al mondo le tue esigenze, hai vissuto, hai trasformato la tua vita fisica in un'avventura attraverso la quale hai costruito te stesso. Per questo motivo hai salvato la fase fisica, non hai sprecato l'occasione della tua vita, hai agito per costruirti. Il corpo scivola via al momento della morte del corpo fisico, ma tutta l'azione messa in essere durante la vita fisica ha alimentato la costruzione del corpo luminoso. Hai alimentato, salvandola, la possibilità di eternità. In questo frammento può apparire anche l'idea che comunque ci sia una trasformazione soggettiva oltre la morte del corpo fisico e che, alimentando pietas di infuocato intuire, l'essere umano colga l'occasione per dilatarsi. In realtà gli oracoli caldaici parlano dell'essere umano qualunque e all'apprendista stregone, parlano al pagano politeista e allo psichista, pertanto si rivolgono dando qualche cosa di scontato e qualche cosa che deve essere spiegato. Comunque sia, quanto è esposto è il senso. E passiamo al frammento 129. Salvate anche l'involucro mortale dell'amara materia. Cosa significa salvare l'involucro mortale della materia amara? Significa usare la propria vita fisica per costruirsi, non sprecare la propria esistenza, vivere strategicamente, determinando la propria esistenza sia nell'essere natura, sia nel sistema sociale umano, sfruttando ogni occasione e ogni contraddizione attraverso le quali costruirsi.
Questo significa salvare l'involucro mortale, non significa salvare il corpo, come i cristiani immaginano la loro resurrezione o una qualche forma di immortalità fisica. Significa sfruttare l'occasione. Ogni essere della natura che riesca a vivere in maniera normale la propria esistenza, senza compiere grandi imprese, trasforma sempre la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Ci sono sempre trasformazioni che alimentano la costruzione delle coscienze di sé, universo, dalla fonte natura terrestre. Un essere della natura ha questa possibilità. Un essere umano la possibilità deve cercarla con accanimento e determinazione, non perché lui non possa, vivendo in maniera normale, trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso, ma perché le forze che tendono a sottometterlo, impedendogli la trasformazione, sono molto grandi e determinate ad usarlo come fonte di cibo per distruggerlo. L'amara materia è per l'essere umano lo stato di fallimento della propria esistenza. Nello stato fisico l'essere umano può essere sottomesso. Nello stato fisico l'essere umano può essere indotto a rinunciare alle proprie trasformazioni nell'infinito dei mutamenti. Nello stato fisico l'essere umano può essere indotto a rinunciare alle proprie determinazioni ed essere ridotto ad involucro che disperato attende la morte del corpo fisico affinché lo liberi dagli affanni della sottomissione. Salvare anche l'involucro mortale della mala materia significa usare l'esistenza per sviluppare le proprie determinazioni, esercitando la propria volontà e prendendo nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. E passiamo al frammento 130. Della Moira fatale fuggono l'ala impudente e dimorano nel Dio, traendo fiaccole al colmo risplendenti che discendono dal Padre, e da esse, nella discesa, l'anima coglie il fiore nutriente, l'anima di frutti infuocati. Cos'è la Mora degli oracoli caldaici? Moira è la divinità nella sua complessività di rappresentazione del pensiero, dell'intera storia dell'individuazione di questa entità divina. Moira è la porzione di tempo, o di trasformazioni, o di mutamenti, che un essere umano ha per costruire se stesso. In qualsiasi momento questo tempo può cessare, e in qualsiasi momento la sequenza delle trasformazioni soggettive cessa. Provate a attraversare la strada un giorno di traffico senza passare sulle strisce e senza che le macchine si fermano e vedrete che la vostra esistenza finirà. Moira è lo spazio che il potere di essere del soggetto riesce a prendersi per sviluppare la sua sequenza di mutamenti. Lo spazio dell'esistenza soggettiva è la relazione fra potere di essere soggettivo e potere di essere complessivo dell'oggettività, in cui il soggetto si espande, dove l'uso delle proprie capacità e delle proprie determinazioni può aumentarlo e articolarlo, regalando e trasferendo le sue scelte economicamente vantaggiose all'intera specie in cui vive, che a sua volta le donerà alla complessività dell'essere natura e dei suoi processi di sviluppo. Nel nostro caso Moira non è la quantità di destino, fra virgolette, che ha l'uomo, ma è la quantità di mutamenti, cioè tempo, che l'essere umano è in grado di assicurarsi per costruirsi al meglio. Moira è la fine del tempo a disposizione, la porzione di esistenza fisica soggettiva del singolo essere. Nemmeno gli dèi, per quanto lunghi e diversi dagli esseri della natura, erano le loro trasformazioni, potevano sfuggire all'ineluttabilità della fine delle loro trasformazioni. Lo stesso Giove non può sfuggire alla fine del suo corpo fisico e della sequenza di trasformazioni. Nemmeno l'essere sole può sfuggire alla fine delle sue trasformazioni, almeno in campo fisico. Moira non è un destino ineluttabile voluto da un qualche dio pazzo. Moira determina la fine delle fasi di trasformazione, ma non la sua durata o la sua qualità. Moira è la fine della fisicità, nel nostro caso. Ma Moira può essere intesa come la conclusione della fase attuale dell'essere natura. Dunque, sempre una conclusione. Non quando concludere, né la qualità della conclusione. Essere diverso da Terminius, che esprime l'intento soggettivo di trasformazione. L'essere umano che costruisce il suo corpo luminoso cavalcando l'infinito dei mutamenti, fugge all'ala impudente della Moira. L'ala impudente della Moira è l'abbandono soggettivo a un determinismo esterno all'essere, è la certezza dell'essere umano che qualunque cosa faccia, questa non sortisce nessun risultato,
costui pensa di essere impotente davanti alla vita. Questa impotenza nasce quando l'essere umano si vuole impadronire dell'esistenza e di quanto l'esistenza gli presenta. Questa impotenza non esiste quando l'essere umano si organizza per costruire se stesso al fine di fornirsi di mezzi e di strumenti con i quali agire nella vita. Quando l'essere umano si costruisce degli strumenti per agire nella vita, allora non pretende che la vita si trasformi in base ai suoi desideri, ma si trasforma per agire assieme a quanto tenta di agire attorno a lui. In quel momento l'essere umano dimora nel Dio che cresce dentro di lui. Dimorando nel Dio che cresce dentro di lui, le fiammate della crescita del Dio sono fiaccole splendenti e ricolme. Di cosa può essere ricolma una fiaccola? Del fuoco della conoscenza e della consapevolezza. Ogni volta che una fiaccola raggiunge il Dio che cresce dentro l'essere umano, questo compie un salto di qualità. Aumenta la propria forza, aumenta la propria consapevolezza, aumenta il proprio intuire. Ciò che aumenta, in ultima istanza, è il potere di essere dell'individuo stesso. Da dove arrivano quelle fiaccole? Dalla relazione che l'essere umano costruisce col mondo circostante. Dunque, da necessità e intento trasformate nel Dio, dalla volontà soggettiva che i soggetti manifestano nelle relazioni. Ogni relazione dona ai soggetti che vi partecipano una fiamma della conoscenza e della consapevolezza. Tutto ciò colto dal sentire e dall'intuire dell'essere umano. Quanto lo anima si ravviva e si dilata, nutrendosi dei fiori infuocati che ne alimentano le trasformazioni. L'essere umano fugge l'ala impudente della moira fatale e dimora nel Dio che cresce dentro di lui, alimentandolo con le fiaccole a ricolmo del fuoco della conoscenza e della consapevolezza. E passiamo al frammento 131. Puntini, puntini, puntini. Ah, per ogni frammento ci sarebbe ancora da dire un mezzo milione di cose circa, ma se ci riuscite ditele voi, perché io quando ho finito di scrivere il commento sono esaurito, cioè nel senso che ce l'ho messa davvero tutta. 131, puntini, 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 intonare il peana. Il peana era un canto con accompagnamento della lira che veniva intonato in onore di Apollo. Intonare il peana era un fare all'interno dell'arte teurgica attraverso la quale il pagano politeista chiamava il divino cui si riferiva affinché alimentasse le proprie determinazioni e la propria volontà per affrontare quanto lo circonda. Il peana, in questo caso, è un canto attraverso il quale l'essere umano compatta se stesso per affrontare lo sconosciuto che lo circonda. Questo canto è sicuramente inferiore al sacrificio della determinazione che comporta una devotio, ma può riprodursi nel tempo e coagulare attraverso la volontà del teurgo la volontà degli astanti. Il peana è una cosa che appartiene è molto legata a quella che sono i riti pubblici del paganesimo, perché non necessita della concentrazione, della determinazione assoluta che necessita una devotio che è più personale e più intima, cioè può essere cantata anche normalmente, cioè può essere anche un rito pubblico senza necessità di coinvolgimento assoluto dell'individuo. Pertanto veniva molto usata nella teurgia, cioè era un canto che serviva per coagulare gli intenti dei presenti, senza per questo coagulare l'essenza, cioè l'intimo delle persone. Per cui sì, le persone mettevano qualcosa di loro nel canto, però non mettevano tutto loro, per cui poteva essere vissuto molto più tranquillamente che non una devotio. E passiamo al frammento 132. Oh, che bello! Mantieni il silenzio, iniziato. Questo frammento si lega al frammento precedente, in quanto descrive un momento di trasformazione soggettiva dell'individuo. Mentre il frammento precedente era relativo all'attività teurgica che comportava una dilatazione dell'individuo nel sistema sociale in cui viveva, questo frammento prepara il teurgo. Ricordato che il termine teurgo può essere trattato tranquillamente come apprendista stregone, come un pagano politeista che determina se stesso, come psichista, cioè il teurgo era una specie di sacerdote stregone, diciamo così, no? Erano quelli che animavano le statue, esatto, quelli che facevano tutta una serie di operazioni. Giamblico, Procolo e altri erano dei grandi teurghi. Allora, c'è sempre stata una trasformazione culturale di quello che è la capacità dell'essere umano di sviluppare il Dio che aveva dentro. Sì, questo significa anche che uno riesce a realizzare queste cose soltanto perché è capace.
Esatto. Non certo perché qualcuno gli dà la facoltà, ma è capace di lavorare su se stesso, si è trasformato, impostare la sua vita, certo, e di conseguenza ha il suo potere, cioè il suo potere non gli viene perché è stato ispirato da un Dio o dato da, esatto, un Dio, regalato, buttato là, cioè l'ha acquisito quel suo lavoro. Poi, come si chiama è poco importante. Ciò che qualifica l'uguaglianza è il fare, cioè le azioni dicono chi fa un'azione uguale con degli intenti uguali è uguale, anche se le azioni sono leggermente diverse. I nomi non hanno importanza perché i nomi sono frutto culturale, cioè sono formazione culturale. Noi abbiamo per esempio dei stregoni africani e dei sciamani siberiani che fanno più o meno le stesse cose, però si chiamano con nomi diversi. Se tu vai da uno stregone africano e dici come si chiama, lui si chiama in un certo modo, mentre invece lo sciamano siberiano si chiama in un altro modo, un indiano messicano si chiama in un altro modo ancora. Però non è importante questo, importante, sì, ma è la definizione è sempre secondaria nel, esatto, paganesimo, sì, cioè, sì, sono solo delle etichette che servono per comunicare, per delle convenzioni, ma sì, non sono necessarie. Se loro due si incontrano sanno esattamente, esatto, cosa fare, perché è l'azione che determina, non i nomi, ricordatelo sempre questo. Se qualcuno vi parla della magia delle formule, la magia delle parole, se non c'è una concentrazione soggettiva, lasciate perdere. Sono cavolate. Sono solo parole. Sono cavolate. Cioè, sono giochetti. Esatto, sono giochetti, cioè, proprio sono divertimenti, passatempi, sono cose folcloristiche, esatto, goliardiche. Le parole hanno un senso solo se esprimono l'intento della persona, l'intimo della persona, le intenzioni, il modo di essere, il modo di esporre. Allora sono importanti le parole. Sì, ma le formule della magia non sono come le preghiere dei cristiani, cioè nel senso che i pagani e i maghi sanno benissimo che loro, ogni formula può essere inventata, è frutto della loro fantasia, sì, di conseguenza non hanno bisogno di ripetere le preghiere in maniera ossessiva, certo, o in maniera meccanica, e sanno benissimo che il potere delle loro parole non è dato dalle parole stesse, ma dalla capacità, dalla volontà con, esatto, cui pronunciano quelle con parole, con cui le animano, certo. Bon, finiamo l'ultimo frammento e poi parliamo di altre cose, poi sono due o tre notiziole d'accordo. Questo frammento, allora il frammento è il 132, mantieni il silenzio iniziato. Questo frammento si lega al frammento precedente in quanto descrive un momento di trasformazione soggettiva dell'individuo. Mentre il frammento precedente era relativo all'attività teurgica, che comportava una dilatazione dell'individuo nel sistema sociale in cui viveva, questo frammento prepara il teurgo affinando il suo potere di essere. Cosa significa mantenere il silenzio? Significa esattamente quanto abbiamo descritto nel crogiolo dello stregone quando si è parlato del bastone dello stregone. Il bastone dello stregone è l'arma attraverso la quale l'essere umano dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza e col quale l'essere umano si difende, discrimina, attacca e arranca. Il bastone dello stregone è costituito dalla sospensione del giudizio, la sospensione del dialogo interno e lo scetticismo. Queste tre attività forgiano l'individuo mentre dà l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza. La sospensione del dialogo interno compatta l'individuo rendendolo duttile e agile nel pensiero e nell'azione. Lo sottraggono dal giudizio rigido della ragione, permettendogli l'accesso di sempre nuovi fenomeni attraverso i quali ampliare continuamente la sua conoscenza e la sua consapevolezza. La sospensione del giudizio permette all'individuo di liberare la sua azione dai preconcetti, gli permette di afferrare il nuovo nell'oggettività nuova in cui si esprime, senza pretendere, come impone la ragione, di adattarla a concetti a prioristici che il condizionamento educazionale impone all'individuo. Lo scetticismo è l'atteggiamento che l'individuo assume all'interno del contesto sociale in cui vive, al fine di appoggiare e sviluppare tutte le tensioni di sviluppo dello stesso in funzione della costruzione del tempo che viene incontro. Questo significa all'interno degli oracoli caldaici, mantieni il silenzio iniziato. Per colui che tenta di commentare questo frammento, educato all'interno del potere di avere, come i cristiani lo impongono, non cerca la vita e i suoi percorsi di libertà, ma cerca i segreti che sicuramente i neoplatonici nascondevano. Sicuramente c'era un'iniziazione segreta con cose segrete, magari col sesso, sì. Vuoi che lui, il creato, cioè il cristiano creato di immagine e somiglianza di un dio pazzo, sia diverso da loro? Sì, certamente è diverso. È diverso per la diversa sequenza di scelte sulle quali ha articolato la sua esistenza. Non può più comprendere i percorsi di libertà del potere di essere e preferisce pensare a cose segrete che gli vengono nascoste. Invece l'immenso ci circonda, l'immenso ci chiama,
l'immenso sorregge i nostri passi. Sta a noi farci forza e immergersi diventandone parte. Chi viene educato attraverso il potere di avere dei cristiani può solo cercare di appropriarsi distruggendo i cammini di libertà degli esseri umani. Non ci sono segreti da rivelare, ma uno sconosciuto da esplorare, armando noi stessi per affrontarlo. E dunque mantieni il silenzio iniziato. Bene, io cesso qua con gli oracoli cadai. Siamo arrivati al frammento 133, sono arrivato a commentare il 184, sono 191, ho cominciato il 1 gennaio, sono un anno che ci sto lavorando, quasi finito. Ho mai fatto tanta fatica per fare un libro, giuro. Non ho mai fatto tanta fatica, effettivamente è stata un'impresa titanica. Beh, sono impegnativi, sono densi, e di conseguenza poi c'è anche un discorso che l'interpretazione viene data anche dalla sensibilità del lettore, e il lettore trova le connessioni con la propria vita, e questo dà una certa importanza. Logicamente ogni testo ha un valore, però noi sappiamo che i testi nei pagani se li possono scegliere, non li sono imposti, non sono obbligati. Perciò in base alla sensibilità di ogni persona, ogni testo è fondamentale per quella persona. Logicamente gli oracoli caldaici, c'è sempre da parte dei cristiani il tentativo di riciclare tutto. Li hanno usati e fatti sparire. Esatto, di riciclare tutto, di utilizzare tutto, di digerire tutto, per annientare tutto, anche perché logicamente il cristiano si pone di fronte a delle affermazioni non tanto per comprendere quello che gli viene detto o affermato, ma come posso farlo prigioniere qualsiasi pensiero nel nome di Cristo, in maniera tale ma farlo prigioniero per annientarlo, perché logicamente noi sappiamo che la prigionia cos'è? È l'annientamento dell'individuo che è imprigionato. Di conseguenza i cristiani di fronte ad ogni cosa tenderanno sempre di imprigionare il pensiero in maniera tale che questo pensiero non possa nuocerli. Come lo fanno con questo? Lo fanno con molte altre cose, difatti anche tutta la loro campagna verso i movimenti religiosi alternativi, loro la chiamano SIDA, sfida proprio nel senso di guerra, perché dicono siccome ci rubano le pecore, ci rubano il gregge, cosa possiamo fare noi per tenere il gregge dentro le pecore, dentro le nostre parrocchie, per poterli sacrificare meglio le persone o per renderli impossibili, perché loro non percepiscono che le persone si possono liberare per propria volontà, che si rendano conto dell'astrusità, della mostruosità, delle cavolate del cristianesimo e abbiano bisogno di crearsi una propria dimensione. Per loro è inconcepibile, praticamente una persona che va a realizzare se stessa è sempre una pecora che scappa, che fugge. Cioè non è pensabile che questa pecora folle abbia una testa, abbia una vita, abbia delle scelte, abbia dei desideri. È impossibile. D'altronde, se Dio ti ama, devi accontentarti di questo. Se poi il Dio, che è il tuo buon pastore, ti macella, Dio lo fa con amore, ti ammazza con amore. È naturale, allora, per questo. E allora per loro questa è una sfida. Allora, parleremo un pochetto anche di quello che è successo con Wojtyla in India. I casini, sì, ma infatti che anch'io ho un po' di robetta. È una delle due cose di cui voglio parlare. Esatto. Beh, no. Vuoi che possa dare una cosetta molto bella, sì, così, sì, dai, divertente? Allora, tutti quanti sicuramente conoscereste quel grande fantasista del nostro ascoltatore di Treviso che è Beppe Bisetto. E Beppe Bisetto ha fatto una di queste solite interviste con titoli eclatanti. Vergini, sacrifici e rose spezzate, quell'allarme è andato 2 anni fa, che è il famoso allarme che lui aveva dato, dire fa, se qualcuno va nudo in piazza San Pietro, e ora gli chiedono sacrifici umani, e questa qua è la tribuna di Treviso di domenica 7 novembre, ormai il sangue è stato sublimato in sesso, il rito dell'altare, quando per altare in origine si intendeva la Vergine da sacrificare, ora è una celebrazione a base di atti sessuali, i riti cannibalistici, per fare un esempio, si risolvono i rapporti orali. Questo è quello che è, e altre cosette che ha sparato Beppe Bisetto, tra cui le solite menzogne e falsità. Bene, allora, logicamente a queste sparate così grosse di Beppe Bisetto qualcuno ha pensato bene di potergli rispondere. E allora, domenica, lunedì, sempre sulla tribuna, fa fulmine, stacca la croce da una chiesa. Una saetta ha fatto esplodere la croce di pietra, alta circa 2 metri, che si trovava sulla facciata della chiesa parrocchiale di Lago. La provinciale della Vallata, invasa dai detriti, è rimasta bloccata per ore, danneggiate anche molte auto, mentre i sassi volavano sui tetti delle case. La violenza dello schianto, la croce che è caduta, ha fatto comunque volare alcuni detriti sui tetti delle case vicine. Hanno dovuto bloccare anche la strada. Comunque qualcuno ha risposto dignamente a questo
diciamo, vabbè, non siamo neanche più di carnevale, a questo esperto del Ministero degli Interni, cioè, sulle sette. Comunque, una croce di 2 metri e un fulmine ha provveduto ad annientarla. Cioè, io sono convinto che il Ministero degli Interni, cioè, lo stia utilizzando in realtà, perché chiaramente è un pagliaccio anche pericoloso, nel senso che lui sta alimentando l'attività mafiosa sul territorio, uh-huh, per impedire alle persone di avere diritti costituzionali di esprimere il loro pensiero. E questo è un'attività criminale che abbiamo già denunciata, perché ci abbiamo subita noi personalmente e altre persone che stanno subendo. Per cui questo è il discorso. In ogni caso. Ma ormai Bisetto si deve abituare a ogni cavolata che spara, a ogni menzogna, perché la verità non gli appartiene, non gli potrà mai appartenere, soprattutto a livello, parlo di informazione. Se vogliamo, qualcuno gli ha risposto. Cioè, sì. D'altronde il Chris ha una croce piegata, bene, questa croce sta sempre più piegando, sì, ormai è frantumata. Già ci ha pensato il buon Giove con un fulmine a liberarci di una croce inquinante dell'ambiente, perché bisogna anche pensare che se noi parliamo di ambiente, le croci sono altamente inquinanti, non solo dal punto di vista spirituale, ma anche dal punto di vista estetico. La cosa più obbrobriosa è questa, no? Cioè, che i cristiani, proprio all'interno delle loro parrocchie, all'interno dei loro oratori, all'interno delle loro pratiche, io leggevo anche una lettera di una nonna che ha picchiato la nipote perché la nipote si toccava, cioè la nipote di 3 anni, una roba del genere, insomma, cioè, per dirti l'assurdo, no? Cioè, ci esistono ancora questi comportamenti. Se tu pensi il discorso perbenista di quello che è successo negli Stati Uniti, di quel bambino arrestato, di 11 anni, messo in un carcere, perché probabilmente era perverso l'osservatore e non quello che faceva il bambino. Nel senso che un bambino di 11 anni è stato accusato di violenza verso la sorellina di 5 anni perché un'osservatrice, probabilmente una cristiana osservante bigotta, interpretava male il gesto che il bambino faceva di aiutare la sorellina a far pipì. E tutto questo, c'è stato anche un nonno che lo stavano linciando perché aiutava la nipotina a far pipì per strada, il problema è questo, cioè, i cristiani cattolici seminano la fobia sessuale, no? Sì, ma è anche significativo che la persona non è intervenuta. Senso che perché i cristiani sono incapaci di intervenire, di agire, hanno sempre bisogno di un aiuto esterno che possa essere qualcuno che faccia da giudice, cioè nel senso che loro non sono capaci di dire io vedo una cosa, faccio qualcosa, o cerco di capire cosa sta succedendo. No, io sono talmente incapace di fronte alla vita, di fronte a ogni circostanza, ad ogni momento, che ho bisogno di un giudice che stabilisca cosa sta succedendo. No, ma questa creazione della fobia fa parte proprio dell'attività militare di controllo delle persone. Che se tu lo noti, se tu vai a parlare con la stessa cosa, no, di queste cose qua, con un pedagogo, con un sociologo, con un psichiatra, con un psicologo, cioè con persone che hanno attività quotidiana, le stesse fantasie erotiche, morbose, eccetera, è chiaramente un riflesso di quella che è l'adattamento della persona, degli istinti sessuali della persona, al sistema sociale e alle perversioni che subisce. Cioè ogni persona cerca di adattarsi, per cui sono cose estremamente normali e che esistono normalmente. Però cos'è? I cattolici invece criminalizzano questo. Esatto. Ma non è che li criminalizzano a livello universitario, a livello di pedagogo, a livello di medico, li criminalizzano in quei poveracci che non hanno la cultura, che si sentono, porca miseria, io mi sono eccitato quando ho visto quella, ma quella è sposata e allora io cosa sono in peccato? Oppure io non dovrei comportarmi così? Cioè, creano di quelle conflittualità all'interno delle persone che sono spaventose. Ma deriva già dalla mentalità del loro criminale di Nazareth. Perché lui dice chi pensa al peccato ha già peccato, cioè vabbè che per noi pagare il peccato non esiste, ma si arriva a dire che se tu pensi una cosa sei già in condizione di peccato, ma questo significa chiaramente che vuoi annientare le persone, perché cioè, uno può pensare a qualsiasi cosa, ma logicamente non la farà per scelta sua di tipo, diciamo così, esistenziale o per condizionamenti ambientali, insomma, cioè nel senso che di fronte a certe affermazioni fatte da certi preti, 4 schiaffoni gli daresti ben volentieri, non lo fai perché logicamente gli faresti passare dalla parte della vittima e li devi demolire proprio come identità. Però sono delle affermazioni fatte con accetto, con il massimo candore, con la massima tranquillità, che sono di un'assurdità, di un'atrocità, di una mostruosità. Cioè che certe volte uno deve farsi violenza da intrattenere, cioè che di fronte a una simile affermazione c'è proprio la necessità di reagire militarmente, cioè di dargli 4 schiaffoni come minimo. Infatti, non lo puoi fare perché... Cioè lo fai perché noi siamo rispettosi delle leggi, però le loro affermazioni che le fanno appunto con la massima convinzione. Sì, poi oltretutto non è che le fanno a me, che al limite gli sputi un occhio e poi glielo massaggio pure.
lo fanno a dei bambini che non si possono difendere, lo fanno alla vecchietta, lo fanno a chi ha problemi psicologici, lo fanno negli ospedali, ricattano i detenuti, cioè il ricatto dei detenuti da parte dei cattolici è una roba spaventosa, cioè io l'ho visto fisicamente, per cui ho la testimonianza diretta proprio per averlo visto, cioè è una cosa spaventosa. E il ricatto alle persone, allora cosa succede? Cioè che le persone cercano di liberarsi in qualche modo, cioè bene o male le pulsioni vengono fuori. Allora, la persona che è matura, cioè la persona che ha un minimo di agganci, non ha nessun problema di liberarsi, c'è il psicologo che ha una mano, quella invece che non sa come fare, può fare anche la satanista, cioè pur di soddisfarsi, esatto. Allora viene fuori dopo un pezzo di merda, perché è un pezzo di merda, un delinquente, un assassino come Bisetto, sta gente qua, che vanno a colpevolizzare le loro vittime. C'è mostruoso. C'è tutta gente che lavora per spacciare ruina, per costringere bambini in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, e dopo lavora per colpevolizzare le vittime. È una cosa veramente allucinante. Allora, c'è gente che adora un assassino, che fa apologia di strage, che fa questi, che questi delitti vengono, non vengono perseguiti dalla legge, soltanto perché c'è il concordato. E soltanto finché quei delitti sono all'interno della religione, ma quando vengono estesi al sistema sociale sono degli attentati al sistema sociale, ricordiamocelo questo, sono delle provocazioni militari al sistema sociale, ricordiamoci queste cose qua. Bene, allora torniamo allora al discorso, quello che vuoi dire, facciamo invece quest'altro discorso. Facciamo anche il discorso, ricordate che con il discorso del giubileo già esistono le commissioni per far sparire le donnine nude dalla televisione. Questo è ancora perché, più ridicolo. Però significa chiaramente che quando passano questi concetti che qualcuno possa stabilire cosa tu debba vedere, il passo successivo, non so dove andiamo a finire. Quando si dice poveri pellegrini che vanno al giubileo, li tiriamo via, si sciopero dalla loro strada. Cioè, tiriamo via se sopra adesso, e cosa tiriamo via dopo? Ma che poi è, cioè, questo giubileo, oltretutto, è un fallimento. Cioè, dal punto di vista economico, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista religioso, è un fallimento. Perché questo? Perché è crollata quella che era la tensione di assoggettamento di una serie di cristiani, una serie, a quello che è la gerarchia cattolica. Cioè, anche se loro hanno ancora la visione di un pazzo di Nazareth buono in testa, la sudditanza, la gerarchia cattolica, la possibilità che la gerarchia cattolica li faccia, questa gerarchia cattolica li faccia da mediazione, salvandoli dal peccato rispetto all'essere assoluto che ha creato il mondo secondo loro, cioè questa tensione è saltata, cioè l'assoggettamento è saltato. Per cui chiaramente sarà un fallimento, questo non vuol dire che non arriveranno milioni di pellegrini che tirano su soldi. Mi fate pensare che ad esempio uno stesso settimanale, tipo come Liberal, ha dedicato un inserto al giubileo, e già adesso si pone il problema che sicuramente sarà un fallimento economico, come già altri quotidiani come il Sole 24 Ore hanno affermato che secondo il giubileo le opere non saranno pronte e di conseguenza non so che fine faranno i soldi. Esatto. Sicuramente i soldi che non spesi in Italia per il giubileo, non spesi per le opere, forse finiranno ai missionari in India. Che poi c'era. Diamo solo una cifra. In India 100.000 missionari per 20 milioni di cattolici. Sì. Cioè, che vuol dire? Arrivando anch'io a questo discorso. Mi volevo portare questo discorso qua. Dov'è che volevo arrivare tutto quanto il discorso che abbiamo fatto? Il discorso che abbiamo fatto era questo: esiste un'attività coercitiva da parte dei cristiani di saccheggio del sistema sociale, di saccheggio dello stesso dettame costituzionale. Un saccheggio del dettame costituzionale che però non agisce su persone che hanno la capacità di difendersi. Nessuno va a imporglielo a Umberto Eco, anche se qualcuno che spara a cassaio è Umberto Eco, ma vanno a imporla su bambini che non si possono difendere. Dopodiché esistono delle reazioni all'interno del sistema sociale e vengono criminalizzate. Ecco, vedete perché? Vedete che quello fa queste cose? Cioè, io ho ben 3 morti nel giro di un anno, uno qua vicino, no? Qui nel, non so se il padovano veneziano, un altro a Caserta e un altro in Sicilia, dove la madre e il padre ammazzano il figlio perché gliel'ha detto Dio. Cioè, ho 3 morti nel giro di un anno, cioè 3 persone assassinate, 3 sacrifici umani fatti dai cristiani al loro Dio. Cioè, 3 sacrifici umani veri, veri, non millantati, pensati, sì. No, persona nuda alla Beppe Bisetto, ho 3
sacrifici umani, dico, fatti al Dio dei cristiani, la persona che gli era detto Dio di ammazzarlo, uno qua vicino, uno in Sicilia e un altro a Caserta. Allora, dico questo, perché si continua ad accettare il saccheggio dei cristiani sul sistema sociale? Perché qualcuno si illude che questo paghi, cioè qualcuno si illude che questo gli porta voti o gli porta potere. In realtà, anche lo stesso Stato italiano, lo stesso Presidenza del Consiglio, la settimana scorsa, ha dovuto fare un decreto legge per l'attuazione del dettato costituzionale della Convenzione dell'AIA, affinché le confessioni religiose, tipo la nostra, tipo qualunque confessione religiosa, possa valersi per i torti subiti anche fuori dagli ambienti di lavoro. Cioè io oggi come pagano posso rivalermi sui torti che ho subito sull'ambiente di lavoro, ma se quel porco di Bisetto mi fa in modo con la sua mafia di impedirmi di usare la sala, lui e i suoi accoliti a Treviso, posso sì fare denuncia e tutto il resto, però non ho la possibilità di rivalermi su questa attività terroristica. Bene, c'è un decreto legge del governo che sta tentando di ovviare a questo, perché le cose stanno arrivando di una gravità infame, cioè gente come l'Aris, gente come il CIRS, il CESNUR, il CRIS, lo stesso CK stanno facendo di quelle operazioni di devastazione religiosa in questo sistema sociale che è una cosa spaventosa, spaventosa. Vai avanti, che dopo parliamo di Wojtyla in India e di quello che... Aspetta, Francesco, scusa. L'ortodosso in Georgia è che ha detto che non è accettabile a Wojtyla, gli ha detto che non è accettabile che con la scusa della fede si comprino le conversioni. Non so se mi spiego, con la scusa della carità si comprano le conversioni. No, beh, appunto io volevo anch'io affrontare, infatti avevo un po' di documentazione sul fatto dell'India, perché l'India ha dimostrato una serie di cose. Se voi siamo cominciati... No, tranquillo. No, ecco, no. Gli ultimi 10 minuti e 3. No, io volevo cominciare il discorso dell'India. Sì, facciamo il discorso dell'India. Comincia l'altro, allora, il discorso. No, comincia l'altro. Vai tranquillo. Allora, io parto da una serie di fatti. E il discorso del viaggio che la nostra mascherina bianca ha fatto in India. Allora, subito le grandi frasi, minacce al Papa, bruciature dei pupazzi con il Papa, benissimo. Si è arrivato al punto che un'unica foto stile italiano in cui si bruciava questo pupazzo aveva scritto conversione, non era il Papa, cioè nel senso che gli induisti hanno avuto più rispetto per la religione cattolica di quanto ne abbia avuto in tutta la sua esistenza il cattolicesimo e il cristianesimo. Dell'induismo. Loro hanno bruciato solamente dei pupazzi con scritto, e io ho la foto, conversione, cioè il Papa non è che toccato, è stampa la stampa italiana, finanziata dai cattolici o che aiuta i cattolici, dire sì, minacce al Papa, offese al Papa, pericoli per il Papa. Il Papa non ha corso nessun pericolo in India, perché quello che dava fastidio agli induisti, giustamente, era il discorso con cui si propone Wojtyla. E loro hanno detto, noi contestiamo Wojtyla perché viene a rafforzare le conversioni in India. Ma allora, come avvengono queste conversioni in India? E non sono cose che noi ci inventiamo. Allora, ci dai anche il giornale? Sì, beh, io, questo è il quotidiano indiano, perciò non so quanti leggono i quotidiani indiani, questo è l'India Star. Di conseguenza, cioè, che qui c'è un articolo di 7 pagine sull'India Star contro Madre Teresa di Calcutta. Fra la macellaia dell'India. In realtà non è un articolo uscito in occasione del Papa. Perché basta pensare che ad esempio il partito indiano, l'RSS, che ha organizzato le manifestazioni contro il Papa, nel suo programma politico, prima di tutto dice portiamo la libertà alle persone nel suo programma politico. E la seconda cosa dice il pericolo delle conversioni. Di conseguenza questo è chiaro, cioè, e questo l'ha scritto nel 1996, di conseguenza ben prima che il Papa andasse a fare le cavonate in India. Benissimo, allora, cosa dice questo quotidiano indiano che l'India sta? Dice le cose fondamentali. In India ci sono 100.000 missionari, di cui sono 9.400 sono stranieri, gli altri sono tutti quanti indiani. Per una presenza cattolica di 20 milioni di persone. Fate presto a fare i conti quanti missionari ci sono rispetto alla popolazione. Allora, ma cosa dice? Cosa ha fatto l'India Star? L'India Star ha citato giustamente Gandhi. Gandhi, lo stesso Gandhi, ha detto, se io avessi il potere e avessi la possibilità di legislare, certamente bloccherei chi fa le conversioni. Non bloccherei la religione,
ma chi si occupa di fare le conversioni? Ma cosa arrivano a insegnare i cattolici, i cristiani, perché ci sono anche i protestanti che fanno queste cose? Cosa insegnano come convertire la gente? Allora, c'è un testo che si chiama Come predicare la religione cattolica e dice chiaramente il predicatore dovrebbe conoscere qualcosa di medicina, ma non di medicina perché deve essere svincolato, perché allora che quando ci sarà un bisogno, una malattia, lui sarà cercato perché logicamente chi è povero non potrà ricorrere ai medici. E allora cosa dovrà fare per prima di cosa il predicatore? Non aiutare il bambino, ma convincere i genitori a farlo battezzare, perché il battesimo del bambino sarà utile alla sua guarigione. Questo è testuale sull'India Star. Cioè, rendetevi conto di questo. E soprattutto dicono di insistere in questa maniera se vi rendete conto come predicatori, e questo è il testo si chiama fa Come predicare la religione cattolica. E questo dovete essere più convinti nel momento in cui vi rendete conto che il bambino è in prossimità della morte. Se i genitori si oppongono, con la scusa di portarlo in parrocchia, dovete battezzarlo. Cioè, ve ne rendete conto? Allora, logicamente, se il genitore ha l'intelligenza di dire non battezza mio figlio perché non penso che lo battezzi, se quando muore dice è morto perché non l'hai battezzato. Allora, questa è una funzione di missionari positiva? È una missione destinata ai poveri? O è destinato... Salesiani, gesuiti, cappuccini, suore, questo è il loro comportamento. Sì, e questo è un testo citato, fra virgolette, e io ho tutti i riferimenti sia in italiano che in inglese, l'India Star esce in inglese, in cui dice, è un testo che si chiama Come predicare la religione cattolica. Dovete imparare la medicina, non perché la medicina è utile, ed è uno strumento, ed è una conoscenza. Ma perché vi serve per ricattare le persone. Perché vi permette di essere ricercati, e tramite questa capacità che voi avete, perché è uno strumento vostro, potete benissimo convertire gli altri. E questa è l'azione che fanno i missionari, questa è la loro volontà. Ed è la sensazione che mettono in pratica in Cina, solo che in Cina li pigliano e li arrestano, no? Cioè, sì. Ovviamente. Cioè, sì. Allora, questa è l'unica differenza che c'è. E allora, di fronte a questa cosa, logicamente, gli induisti sì che protestano, perché dicono, ma loro stessi ammettono, è accettabile ed è incoraggiabile, tutti quelli che svolgono, dobbiamo elogiare e rispettare chiunque svolge nel lavoro umanitario indipendentemente dalla credenza religiosa. Lo dicono proprio nella prima frase. Qualsiasi che porta un aiuto al di là della sua credenza religiosa è ben accetto. Se poi però uno fa questa attività logicamente non perché gli interessa portare l'aiuto religioso, perché in fondo ricordate che i cristiani cercano sempre di aiutare i poveri e mai di togliere la povertà. Perché loro non interessano i meccanismi che riprovocano la povertà, perché loro sanno che la loro potenza, la loro presunta potenza, viene dimostrata dalla capacità di utilizzare chi è in condizioni miserevoli. Cioè, loro sono violentati, distrutti, in povertà rispetto a Dio, devono ripetere il meccanismo che Dio dei cristiani crea la povertà negli uomini, e loro devono essere nella gerarchia più bravi verso chi sono più deboli, e di conseguenza sfruttando la loro situazione, non rimuovendo la loro situazione, loro devono aiutare i poveri e non rimuovere la povertà. E questo lo fanno con i mezzi più meschini. E soprattutto, anche quando Wojtyla cita il discorso di dire c'è la libertà di religione, non lo fa per non dice la gente deve essere libera, ma deve essere libera alle strutture. Lui ha detto, discorso citato dalla Repubblica, dice una delle principali esigenze di libertà è il libero esercizio della religione, ma il libero esercizio della religione non fatto dalle persone, ma fatto dalle strutture religiose. In conferenza qua abbiamo detto che quando un cristiano parla di libertà, parla di libertà intendendo la libertà di sottomettersi e la libertà di sottomettere chi non si può difendere, di costringere chi non si può difendere a strisciare. Questo è il concetto di libertà del cristianesimo. Non esiste un concetto di libertà umano, l'uomo non esiste, esiste solo la bestia all'interno di un gregge che Dio porta al macello, con tutto ciò che questo comporta. Cioè, i concetti dottrinali sono solo che questi nel cristianesimo. Se noi siamo incazzati con i cristiani, non è che siamo incazzati perché noi non ci piace il cristianesimo, ma perché questi qua sono principi di pulsione di morte, il cui scopo è la distruzione dei sistemi sociali. Cioè, noi in questo momento stiamo vivendo una situazione politica di precari equilibri.
cioè non abbiamo più la rottura ideologica come c'erano 20 anni fa o 30 anni fa, no? Abbiamo una situazione di precari equilibri. In questi precari equilibri qualunque cosa può sfociare verso il futuro. E in questo momento esiste una tensione trasversale che tenta per esempio di distruggere la scuola pubblica. Perché? Sì. Perché distruggendo la scuola pubblica si può costruire miseria culturale e morale e si possono costringere persone in ginocchio. C'è il tentativo di distruggere la sanità pubblica. Perché? Perché in questo modo, avendo il potere della sanità, si possono ricattare le persone e mettere in ginocchio le persone. Cioè questo noi siamo... tesi per questa, perché noi siamo convinti che nessun partito politico, nessuna organizzazione senta il sistema sociale come un ente vivente, ma cerca un po' tutti di portare l'acqua al proprio mulino, qualcuno dà qualcosa in cambio, qualcuno no, però noi siamo molto precisi in questo, perché salvare queste istituzioni, salvare questo Stato e migliorarlo è il nostro intento, perché noi viviamo solo per questo, io deve essere chiaro a tutti. Esatto. Ecco, un'altra cosa che le possiamo leggere chiaramente, che tutti la spacciano come una grande verità. Lui dice nessun controllo, nessun Stato, nessun gruppo ha il diritto di controllare le convinzioni di una persona. Frase bella. Andiamolo a capire cosa dice il Papa quando parla di questo. Lo dice chiaramente perché? Perché è il Dio dei cristiani e la Chiesa cristiana che ha il diritto di stabilire le religioni degli altri. Allora, questa frase... non è un'interpretazione mia deformata. Ieri sera sono intervenuto in un dibattito in cui si parlava di argomenti religiosi, c'era un monsignore, e di fronte alla mia affermazione di paganesimo ha detto, sì, dobbiamo rispettare queste persone che cambiano religione, perché hanno diritto di cambiare religione, perché lo dice il Papa nella sua bolla pontificia. Se il Papa dicesse che le persone vanno bruciate, lui lo farebbe, cioè non gli frega niente, è il Papa che gli ha detto che bisogna rispettare chi non è più cristiano, e di conseguenza, siccome la bolla, cioè tu puoi fare questo perché il Papa te lo concede, non perché hai diritto di farlo o hai la facoltà, no, perché il Papa ha fatto una bolla pontificia in cui si ammette il rispetto degli altri. Ovviamente qui il Papa cambiasse opinione, va bene, tu poi vai sul rogo. Rispettare non significa sottomettersi, eh? E dice dalla Repubblica dell'8/11/99, l'Asia ha bisogno di Gesù e del suo Vangelo, è assetata dell'acqua della vita.